Hai ancora più grande. Hai crampi? No, è stata dura. Però volevamo sta vittoria perché dopo la lo stop a Trapani volevamo vincere e continuare la rincorsa per queste eventuali Final Four di Coppa Italia, perché comunque ci interesserebbe, e poi un bel traguardo per una squadra così giovane che all'inizio non era data da nessuno, una squadra vincente, diciamo. Vita difficile, spigolosa. Sì, sì, lo sapevamo, perché comunque Forlì veniva da un momento positivo, aveva fatto 3 delle ultime 4 vittorie su 4 partite, e quindi sapevamo una partita tosta, tornata da Cedro Massimo, che è un allenatore, quindi sapevamo che l'aveva preparata bene. Noi, anche se forse non siamo correndo tra virgolette come l'inizio, nel senso perché comunque ormai gli altri si adeguano a noi, però stiamo crescendo anche a livello tecnico, grazie a Fabio che ogni settimana ci assilla giorno per giorno, e quindi stiamo migliorando anche sotto quel punto di vista. A te cosa chiede Fabio? A me? Sì. Stiamo finendo manco. No, però la cosa principale è Gabri, lo sa, è quello sicuramente di far crescere questi ragazzi, ma soprattutto non prima, ok, a livello tecnico lo sappiamo in campo, ma soprattutto a livello umano e di stare in gruppo insieme, perché comunque molti ragazzi tendono a, non so, posso dire, all'inizio a... Sì, sento tanti giovani italiani, sto parlando in generale, sento tanti così, e penso che la differenza in questo campionato lo fa. Siccome abbiamo un settore giovanile, in specifico un gruppo di ragazzi in prima squadra, competitivissimo, che in Italia penso che pochissime squadre hanno, non so, forse si contano, neanche una si contano, ce l'hanno tutti insieme, bisogna approfittare. Stasera sei partito un po' così, poi però non hai mollato, eri sull'uomo. Sì, ho avuto un problema stamattina che mi sono bloccato con la schiena, mi sono svegliato così. Però alla fine mi sono riscaldato, poi non si guarda in faccia a nessuno, perché poi queste partite sono quelle partite che devi portare a casa, soprattutto sono i due punti fondamentali. Poi nella rincorsa io parlo sempre guardandomi indietro, cioè nel senso, quando abbiamo la matematica certezza che siamo salvi, siamo contenti, poi tutto quello che viene in più va bene, perché penso che solo così si migliori. E quanto hai patito l'altro in lungo di Gabriolo? Un buon giocatore, sì, un nuovo per il nostro campionato, poi è largo, spinge, poi è bravo anche tecnicamente, quindi abbiamo fatto fede, però penso che l'abbiamo contenuto bene io, Matteo, Eric, secondo me, e Damian l'abbiamo contenuto benissimo, quindi alla fine l'importante, te l'ho detto, vincere, perché penso che è importante imparare a vincere, non imparare a cioè nel senso, queste partite qua le portare a casa, e così si cresce. Mancano solo i bottini di Capodanno adesso. Sì, lei da prossima. 29. Facciamo in anticipo. Ciao, mamma, il cellone. Magari, no, siamo là tranquilli. Andiamo lì, sappiamo che Verona è un'ottima squadra costruita per vincere, perché lo sappiamo, hanno speso tanti soldi e ci sono giocatori di livello importante. Quindi andiamo lì, come abbiamo fatto contro chiunque, perché anche contro Brescia era un'altra partita dove l'avevamo vinta quasi, se non c'era un cambiamento arbitrale così folle, forse avevamo 2 punti in più stasera, e niente, quindi andiamo lì senza guardare in faccia a nessuno e facendo le nostre cose. Di cosa è cambiato dall'inizio dell'anno ad oggi? Il percorso della squadra e il tuo percorso personale? Ma per il percorso della squadra è sotto gli occhi di tutti, voi, di tutta Italia, e si sta facendo un bel lavoro, perché comunque, te lo ripeto, l'ho detto prima, nessuno all'inizio ci dava in queste posizioni in classifica, quindi sicuramente stiamo migliorando sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista di squadra, e stiamo dimostrando
di essere competitivi, e che questo penso è il primo passo da fare per una squadra, cioè vincere, che bisogna. Io nella mia vita sono stato sempre, ho avuto la fortuna di stare sempre in squadra per vincere, quindi te la costruisci questa cosa nella tua carriera, e quindi bisogna essere così. Personale, io sto crescendo molto, erano anni che non, erano ormai 2 anni che ero un po' sottotono, non ho paura a dirlo, quindi sto migliorando tanto, ringrazio Fabio, Gabriella, che quando ci siamo sentiti inizio stagione, che mi ha dato l'opportunità comunque di avere questa occasione in un gruppo nuovo, da fare da chioccia, questo gruppo nuovo è anche una responsabilità, perché comunque poi cioè, alla fine non ti vedono se fai, cioè secondo me è importante in una squadra, non è che se fai 20 punti a partita, perché ne puoi fare anche 5 a partita, ma vinci e arrivi primo, arrivi secondo, giochi per vincere e ti valutano per quello, perché la persona che sei, come tieni il gruppo, come ti rapporti con le persone, come parli con le persone, quindi... Tu quanto carichi un ambiente da 1 a 10? E questo lo vedi tu. Ma io sono il corpo, io quando gioco da fuori sono una persona, in campo sono un'altra. Non mi sbaglio anche fuori, tu non sei tranquillo. Sì, però no, nel senso sono un altro, nel senso sì, sono estroverso, penso che c'è, però in campo cambio. Quindi il pubblico si sente ed è comunque importante che ci sia vicino, e a Biella è incredibile. Posto? No. Grazie. Perfetto, allora. Così. Allora, fatto la doccia.